Da qualche giorno, la toponomastica vicino allo Stadio San Paolo di Napoli propone una strana convivenza. Da una parte il gerarca fascista Vincenzo Tecchio, dall'altra Giorgio Ascarelli, ebreo, napoletano, imprenditore, primo presidente e fondatore nel 1926 del Napoli Calcio. Il nome di Ascarelli avrebbe dovuto sostituire quello di Tecchio, ma la commissione del comune ha lasciato la targa col nome del gerarca al suo posto, per motivi legati a numeri civici e residenze e per le proteste dei cittadini. Alla fine ad Ascarelli viene intitolato solo lo spiazzo davanti allo Stadio San Paolo, finora senza nome. Un altro piccolo omaggio alla memoria dopo l'intitolazione del campo sportivo comunale di Ponticelli nel 2011. Ma chi era Giorgio Ascarelli? Questa è la sua storia. Giorgio Ascarelli è una figura molto amata dai napoletani. Industriale tessile e figlio della buona borghesia ebraica partenopea, poco più che trentenne, nel 1926, fonda l'Associazione Calcio Napoli. Vi giocano grandi nomi dell'epoca come Sallusto e l'istriano Vojak. Gareggia alla pari con formazioni già blasonate, quali l'Inter, la Juventus, il Bologna. Il fascismo non ha ancora mostrato il suo volto antisemita e alla fine degli anni 20 Ascarelli è una delle personalità più in vista e stimate della città. Di lì a poco costruirà anche il primo stadio di Napoli, chiamato Vesuvio. Inaugurato nel febbraio del 1930, sorgeva a due passi da Piazza Garibaldi. I napoletani ogni domenica ne affollavano gli spalti per seguire le gesta degli azzurri. Lo stadio era uno stadio in legno che sorgeva nei pressi della stazione centrale, uno stadio in legno di circa 20.000 posti, con una capacità di circa 20.000 posti. Nel marzo del 1930 Giorgio Ascarelli muore e quello che era il suo stadio, lo stadio che aveva regalato alla città e alla sua squadra, che lui volle si chiamasse Stadio Vesuvio, a furor di popolo, riportano le cronache giornalistiche dell'epoca, fu dedicato a lui, a Giorgio Ascarelli. Le immagini dell'epoca mostrano una vera e propria folla giunta per tributare al presidente Ascarelli un ultimo saluto. Fece in tempo a vedere solo due partite disputate nel suo stadio. Napoli-Juventus, il cui risultato fu un memorabile 2-2, e Napoli-Triestina, finita 4-1 per i partenopei. Io sono venuto al campo Ascarelli che avevo 5-6 anni, quindi però è evidente che è stato sufficiente anche così da piccolo per ricordare quel campo, per ricordare quel nome, perché nell'ambiente della comunità ebraica napoletana il nome di Ascarelli aveva un grosso significato. In Germania, intanto, ha preso il potere il nazionalsocialismo. L'Italia fascista, che con il regime di Hitler mostra di avere un immediato feeling, è prescelta per ospitare i mondiali di calcio nel 1934. Le partite si disputeranno in diversi stadi, tra cui quello di Napoli. Lo stadio Ascarelli, per l'occasione, viene ristrutturato e ampliato. 1934, Mussolini completa quella che è la ristrutturazione dello stadio Ascarelli. Se non sbaglio si chiama così il sorteggio. Il sorteggio volle che a Napoli dovesse giocare la Germania in quel campionato del mondo. Certamente non si poteva far giocare la squadra di Hitler, la squadra dell'antisemita Hitler, in uno stadio dedicato a un ebreo. La cosa più semplice da fare fu quella di cancellarne il nome. E lo stadio Ascarelli, lo stadio Giorgio Ascarelli, divenne lo stadio partenopeo. In seguito, con le leggi antiebraiche, la guerra, le persecuzioni, il nome di Giorgio Ascarelli cadde nell'oblio. Lo stadio fu completamente distrutto dai bombardamenti alleati tra il 1940 e il 1944. Non ne rimane traccia, se non ai ricordi degli anziani di Napoli.